Salve, sono AlexIgnazio93 e benvenuti in Assassin's Creed Syndicate. Syndicate che uscì nel 2015, un anno dopo Assassin's Creed Unity, non un periodo particolarmente felice per la saga, considerando che Unity aveva fatto perdere molta fiducia nel brand in generale. Sarà riuscito nel suo piccolo Syndicate a riaccendere quella fiamma, quella passione in molti, almeno del pubblico medio, dei fan? No, è stato Origins, ma a me Syndicate piace molto e quindi iniziamo questo viaggio nella Londra vittoriana. Il passato è nelle tue mani. Abstergo. Ciao, iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Jacob e Ivy Fry sono gemelli. Non è grandioso? Parli del diavolo. Usa la videocamera, Becky. Ho l'immagine. Hai un tempo previsto? Sto inviando. È tanta roba. Metterò subito gli iniziati al lavoro. Sei strano con un'arma. Ora metto un piccolo virus e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. Isabella Ardant ha un incontro qui fra poche ore. Non so con chi. Davvero non sai con chi, Rebecca? Se solo lo volessi, lo potresti scoprire. Calmatevi, la missione è trovare dati su un frutto dell'Eden a Londra. Fatto. E ora voglio proprio provare il nuovo kit. Detesto quando prendono iniziative. Ah. Bene, non resta che fare un bel respiro e continuare. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Ivy Fry, due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Fratello George, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto 3 volte implorando aiuto. 3 volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora, perché sono disperato e non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme, che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco. Perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, nostro primo bersaglio.
Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George. Il treno ci chiama. Jacob! Vivi! Che il credo mi guidi, vagabondi! Povero uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, Fry, questa da dove ti viene? Piantala subito, Jacob. Intende continuare. Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'audano per il mal di testa. Arrivo subito. In pochi minuti Syndicate ci ha riempito di informazioni. Andiamo per gradi. Innanzitutto ritorna Vescovo per l'ultima volta nella saga di Assassin's Creed, almeno fino ad adesso, dato che è il simbolo un po' del calo della qualità, almeno secondo il pubblico, di Assassin's Creed. Tra l'altro ancora di Vescovo non sappiamo nulla. Se pensavate di ottenere informazioni in questo gioco vi sbagliavate di grosso. Vediamo l'ufficio di Isabel Ardant, che apparirà più avanti, una dei templari più importanti dell'Abstergo Industries, membro dell'Inner Sanctum. Se voi guardate la scena un frame alla volta potete notare troppi easter egg legati ai templari, tra cui i quadri di Ethan Kenway, di Elise, di Charles Lee, eccetera eccetera. Vediamo Rebecca che sempre più assassina super hacker, ma tanto ricordiamoci che Watch Dogs e Assassin's Creed sono due universi diversi. Sean ottiene una lama celata, quella elettrica, che già era stata disegnata in alcuni artwork, credo già ai tempi di Assassin's Creed 2. Infatti la gente pensava che Desmond avrebbe avuto quel tipo di lama, invece siamo rimasti più sulla tradizionale lama de ferro. E quindi poi iniziamo con le vite di Jacob e Ivy Fry, ma non prima di esserci fatti introdurre Henry Green. Henry Green, che in realtà è un nome per farsi, diciamo, per farlo pronunciare bene agli inglesi, il suo vero nome è Jayadeep Mir, è il figlio di Piara Kaur e Arbaaz Mir. Arbaaz Mir, che è un assassino indiano che è apparso per la prima volta nel fumetto Assassin's Creed Brahman, ma che vedremo comunque in questa rubrica replaying più avanti, quando arriverà il momento dei Chronicles, China, India e Russia. Per sapere di più della vita di Henry Green dovreste leggere il libro Assassin's Creed Underworld, che non è male come libro alla fine. Comunque vi fa capire che Henry Green ha dei problemi con l'uccidere la gente. Questo, diciamo che comunque in un certo senso le sue missioni con Ivy ve lo faranno capire, che non sia proprio una cima quando si tratta di fare missioni sul campo. E per quanto riguarda i gemelli Fry, dovete sapere che sono i figli degli assassini Ethan e Cecily Fry. Cecily è morta di parto, dandoli alla luce nel 1847. Invece Ethan morì 21 anni dopo, 1868, che è l'anno di Syndicate. Syndicate è tutto in un anno. So che può sembrare assurdo, ma ricordiamoci che il primo AC era in 3 mesi. Quindi
facciamo finta di niente. E quindi sono tra i protagonisti più giovani che abbiamo mai avuto, perché almeno gli altri crescevano, invece loro rimangono per tutta la campagna principale a 21 anni, il che poi li renderà i maestri assassini più giovani della storia, almeno fino a prova contraria. Non si sa mai se nei prossimi Assassin's Creed arriveranno dei quindicenni che subito sono dei maestri, spero di no. Non hanno avuto sempre un buon rapporto con il padre, perché a causa della morte della sua amata moglie, Ethan ha lasciato i marmocchi dalla nonna e poi se li è ripresi nel momento in cui erano abbastanza grandi per essere addestrati per entrare nella confraternita degli assassini. Jacob e Ivy sono dei buoni protagonisti, anche se io preferisco di gran lunga Ivy, perché Jacob è un po' un cazzone, ma è fatto comunque apposta perché rappresentano i due aspetti della società londinese, della Londra vittoriana. Ivy è pura logica, diciamo, pochi sentimenti, molto fredda, dedicata al lavoro. Jacob è uno che è pronto a fare a scazzottate, è grezzo, buzzurro, eccetera, eccetera. Quindi si completano alla perfezione. Un aspetto di Syndicate che molti sottovalutano, forse perché non hanno la conoscenza necessaria per rendersene conto, anche se è palese, lì lo dicono praticamente, quello che succede qua a Londra è il risultato di quello che è successo 100 anni prima con la morte di Edward. Reginald Birch viene nominato da Henry Green e Crawford Starrick viene detto proprio che è il suo erede spirituale, un gran maestro terrificante, potentissimo, perché da più di 100 anni, da quando è morto Edward, che i Templari hanno preso il controllo di Londra e in generale di tutta l'Inghilterra. Ed è proprio grazie a questi due che finalmente gli assassini riottengono la loro rivincita. Non sottovalutiamola questa cosa. Infatti, comunque, Edward Kenway e la sua eredità vengono nominati, sono un minimo importanti per la trama di questo gioco. Chiuso. Cosa credi di fare? Ora basta o finiamo nei guai! Non si entra né si esce, a meno di problemi. Fermo le macchine. La porta si apre e posso arrivare a Ferris. Gentlemen, gentlemen, calm yourselves. I understand your concerns. You feel that you are being mistreated. Un lavoretto al volo. These unnatural troubles that affect the lives of all men. Here is that. There are certainly no excuse for what is going on over there? Per noi è finita! Vanno riparati! Ferris ci farà impiccare! Che cosa succede? Chi di voi è il responsabile? Noi! Tu chi sei? Un ispettore sanitario. Quest'uomo è morto. Tu sei morto! Corri a casa, bello. Ti insegnerò a Faccio a implorare pezzi! pietà. All my wealth, all my success, it really means nothing in the end. Ferris, sto arrivando. Il signor Ferris ha ordinato di dare razione doppia a chi lavora. Devo spostarmi più in alto. Chi non vuole venire e non si disturbi a tornare. Il pranzo da oggi dura solo mezz'ora. Fate attenzione con le macchine. Se vuole che venga prodotta una maggiore quantità di ferro. Sei cerchiato. Adesso vengo lì. Oh.
in mente Starrick? Aeronavi. Già, incredibile, vero? Come lo sai? Me l'hai detto tu, pezzo di idiota. E tu sai. Qui si lascia. Insegneremo cos'è il lavoro. 90 chiamati. Mi dovete togliere di piangere. Al lavoro. Harvey Walker. Lewis Morgan. Mamma e papà contano su di voi. Signor Ferris, c'è un ragazzo che dovrebbe essere medicato in farmacia. Bene, decurtategli la paga. Sì, signore. Arriverà la resa dei conti, signor Ferris. Sono lieto di informarvi del fatto che ho a disposizione una fornitura di ferro che genererà ingenti profitti per molti anni a venire e che ci permetterà di costruire numerosi treni. Mi merito il cavalierato. No, per questo non scrivetelo. Mi auguro che la notizia vi rallegri. Resto in attesa di istruzioni. Vostro, eccetera, eccetera, Rupert Ferris. Inviate al signor Starrick. Grazie, signor Stone. Ah, e come sta vostro padre oggi? Spero davvero che il medico che vi ho mandato sia riuscito a guarirlo. Sì, signore. Non so dirvi quanto vi siamo grati. Su, su. Non dovete ringraziarmi. Mi prendo cura dei miei dipendenti. Fatemi sapere se necessitate di altro. È finita. Oh, cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente, ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni e durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito. Assassino! Uccidiamolo! Decapitiamolo! Dategli una pena! Siete arrabbiati, amici? Come on.
Bene, questa era una fermata imprevista. La prossima volta andrò a piedi. Ho sempre amato il fatto che in questo gioco si ritorni come in Assassin's Creed 1, dove le vittime, attraverso il corridoio mnemonico, nonostante siano morte, siano lì in piedi, super fiere, piene di dignità, a parlare con l'assassino, e qui di nuovo al posto della piuma c'è un fazzoletto bianco, ma sempre un po' alla Altair maniera. Anche Bayek si fa questa cosa per la vittima. Molto bello, dei dettagli che potevano anche non mettere, ma che ho apprezzato. Ah, ecco, visto che ci sono, vi dico una cosa. Potrebbe sembrare che come in Unity si sia tornati ad avere una sola lama celata in questo capitolo, ma in realtà, se voi state bene attenti, in alcuni filmati si nota che in realtà Jacob e Ivy hanno due lame celate, solo che quella sinistra fa più roba. Cantiere, posti di guardia, laboratorio di Brewster. Ecco dov'è ora il frutto dell'Eden. Tutto pronto. Ora stacco la locomotiva per creare un diversivo. Ma dov'è? Dov'è il carico di Brewster? Codardo. Chi è là? È il momento del diversivo. Sto arrivando, Sir Brewster. Buongiorno. Pietà, miss. Ci liberi. Ci manderanno al laboratorio. Scapperemo appena il treno rallenta, miss. Silenzio. Ora taci o ti prendi una bella legnata. Puzza come le calze di Jacob. Così avrai da fare mentre entro al laboratorio. Seguitemi lungo i binari. Tu resta qui, a controllare. Va bene, urlerò se ci sono guai. Prima devo guardare dall'alto. Meglio essere cauti. Come si è staccata? Non ti riguarda. Recupera il carico. No.
Ho bisogno di altre 2 settimane col dispositivo. Le vostre discutibili pratiche stanno attirando troppe attenzioni. Avete avuto tutto il tempo per ottenere risultati, Sir David. Io non credevo di dovermi esibire come se fossi un Cocker Spaniel. Dovreste ricordarvi il vostro debito con l'ordine. Miss Thorne, voi mi trattate come se fossi un cane. Sir David, tornerò qui domani. E se non avrete svelato il segreto di quell'oggetto, altro che cani. Vi darò in pasto ai lupi. Buona giornata. Sono venuto a fare un giro turistico, signori. Chi ti ha mandato? È una spia di Green. Prima interrogate quell'uomo. Poi portatelo al laboratorio. Mi dispiace, ma devo attenermi al piano. Dov'è il laboratorio di Brewster? Dalle ricognizioni si direbbe qui. Lo faccio parlare io. Poi però fa niente di niente se torno comunque. Solo questo è certo. Confessa! O lascerò campo libero al mio amico. E andrai a casa con le mani in mano. Questo. Ehi, ma chi è quella? No. Vediamo come sono le. Oh, grazie mille. Ero proprio in grossi guai quando... Beh, insomma, mi hai salvato. Dov'è il laboratorio? Slegami e poi ne parliamo, mia cara. Il tempo stringe. Dimmelo ora. È sottoterra. Serve una chiave. Una guardia ha preso la mia, purtroppo. Grazie. Ehi, non mi sleghi? Sei entrato. Di certo riuscirai anche a uscire. Tranquilla, mia cara. Ricordo ancora qualche trucco dai tempi del circo. Perfetto. Che stai facendo? Tieni la chiave in tasca o Miss Thorne ti farà sbudellare. Diamo un'occhiata laggiù, dai. Voglio vedere il manufatto. No, ci tengo alla vita. Oh. Vedete quella donna? Non la prenda! Presa. Eccola qui, l'entrata al laboratorio. Si riparte. Il frutto dell'Eden. Aumentate la corrente. Ma diventerà instabile.
Avete sentito, Miss Thorn? Voglio risultati, ora! Per Giove! Con la luce blu diventa completamente trasparente! Che modi, quella donna! Dovrei portare quel manufatto a Edimburgo! Se posso permettermi, questa mi sembra un'idea molto sciocca! La mela è di Dio, non sua! La mostrerei a tutti e al diavolo Darwin! Che se ne torni nelle dannate Galapagos a giocare con le sue iguane! Mistor vorrà la vostra testa! E il signor Starling il resto! Sapete, Reynolds, a volte bisogna saper rischiare! Sir David! Vi va di scherzare? Certo che sì, Reynolds! Una volta svelati i segreti del manufatto, i Templari controlleranno Londra. Gli assassini cadranno e Darwin sarà solo un lontano ricordo. Quella Miss Thorn, che donna! Aspra come un limone, ma così acuta! Ehi, ma chi è quello? È tempo di lasciare questo mondo, Sir Brewster. Ma resta così tanto da scoprire. Non abbiate paura. Non ne ho. Dio mi accoglierà. Continuerò il vostro esperimento. Non potete fermare, Starrick. Miss Thorn ha già trovato un altro frutto dell'Eden, ben più potente dell'ultimo. Prenderò anche quello. Combattiamo per cose che siamo destinati a perdere. È la nostra natura. Devo andare via da qui, ora! Forza, Evie! Non mollare! Ci è mancato poco. Devo uscire da qui. Su, forza! Cos'era quel botto? Quale botto? Evie. Il frutto dell'Eden è esploso insieme al laboratorio. Il blocco magico di metallo iperbolico. Ma pensa. Solo perché tu non dai valore ai frutti, non tutto vuol... secondo i piani, giusto? Una piccola complicazione. Quanto piccola? È esploso tutto. Jacob. Hai fatto deragliare un treno. Oh, è stato lui. Vero? Il treno è deragliato e per caso ero a bordo. Il bersaglio è morto. Anche Brewster è morto. Quindi, tutto sommato, missione riuscita, nonostante voi due.
Che mi dici di Londra? Londra cosa? Stiamo solo perdendo tempo qui. Sai bene quanto me che Londra è rimasta nelle mani dei Templari per gli ultimi 100 anni. Sono ancora troppo forti. Pazienta. Ma i Templari hanno un nuovo frutto dell'Eden. Sir David è morto. Non sanno come utilizzarlo. È il Consiglio che ci guiderà. Anche vostro padre sarebbe stato d'accordo. Bene, ci rivedremo a Crowley. Pazienta, Ivy. Il dolce suono delle occasioni andate perdute. Che cosa ci frena? Londra aspetta di essere liberata. Al diavolo, Crowley! Papà avrebbe voluto che noi... Papà! Puoi sempre seguire le sue orme a Londra. Liberando gli abitanti di una città in mano a Templari. Sai, Jacob Fry, potresti avere ragione. Allora si va? Sì, andiamo. Verso Londra! Lo so. Era solo un assaggio dell'ultima acquisizione dell'Abstergo. Ma vediamo come stanno Sean e Rebecca. Per me attaccare un Templare è un errore. Chiama il dottor Grammatica. Forza. Isabel! Che bella sorpresa! I nostri amici presto verranno qui a cercare il manufatto. Appena verrà trovato, l'avviserò. Ottimo! Non vedo l'ora! Stronzo. Sono le persone come te che rovinano la fama degli storici. Temo di non avere tempo per voi oggi, signor Hastings. Grazie per avermi facilitato il lavoro. Oh, merda. Sembra cattivo. Signor Berg, agente da Costa, occupatevene voi. Avanti! Uccideteli! Dovevano solo aspettare che esaminassi i dati. La loro imprudenza ha messo l'intera operazione a rischio. Sincronizza i ricordi di Jacob e Ivy. Devi trovare qualcosa che ci dia un vantaggio. Il tempo stringe e noi stiamo rischiando veramente grosso. Buon lavoro. Mai vista così tanta gente tutta insieme. Le brulicanti vie di Londra. Proprio come diceva papà. Ora, cerchiamo Harry Green e pensiamo a un piano per colpire i Templari. Chi è questo Green? L'assassino che veglia su Londra. Non mi hai ascoltato le prime 3 volte? Ascoltato cosa? Ehi, attento! Scusate, signore. Ehi, torna subito qui, piccolo ladro! Certo, fermo! Bene, piccolo furfante. Tienila. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Questa zona è nostra. Vediamo come sono le tue idee. Spezzategli il collo. Ottimo. Cos'altro ha Londra da offrirci? Non siamo qui in vacanza, Jacob. Dobbiamo trovare Harry Green.
Mi arrampico più veloce di te, giusto? Non dire sciocchezze. Gara fino al punto più elevato. Stai per perdere, sai? Non se ne parla! Dov'è la bottega del signor Green? Era segnata sulla mappa di papà. Due assassini. Stessa altezza. Una femmina e un maschio. 20 anni. E un sorrisino diabolico. Siete i gemelli Fry. E tu sei? Henry Green, al vostro servizio. Mi è dispiaciuto molto per vostro padre. Grazie. Cosa puoi dirci di Crawford Starrick? Dunque il consiglio vuole notizie. Londra va liberata. Offriremo un futuro migliore alla sua gente. Beh, grazie al cielo il consiglio ha capito e vi ha mandati qui. Sì. Grazie al cielo. Purtroppo devo darvi pessime notizie. Oggi Starrick è al comando della più sofisticata rete di templari del mondo occidentale. Classi sociali, quartieri, bande, industrie. In pratica controlla tutta Londra. Mi sono sempre visto come un capo. Severo, ma giusto. Indosseremo uniformi. Riunirò tutti quelli che sono stati privati dei loro diritti sotto un solo nome. Esatto, Ivy. Li guideremo verso la libertà. Oh, come quando hai guidato nel fiume quei giocatori di carte della taverna. Ah, era diverso, mi avevano battuto. Adesso mi è chiaro. Noi ci chiameremo i Rooks. Non mi sembra una grande idea. Hai un piano migliore? Trovare il frutto dell'Eden. Bene, lasciate che vi mostri la zona. D'accordo? Guardate cosa ha fatto Starrick alla città. Whitechapel è un covo di criminali. Lavoro minorile, in barba alle leggi. Una banda chiamata Blighters controlla le strade. E templari che manovrano dietro le quinte, come in tutti i quartieri. Dobbiamo restituire questa città alla gente che l'ha costruita. Libereremo Londra da Starrick. Hai la mia parola. E i miei Rooks? Ivy, il tuo ardore mi consola. Venite. Torniamo alla bottega, così potrò aggiornarvi anche sul resto. Silenzio. Keylock mi sta cercando. Chi è Keylock? Uno dei capibanda di Starrick. Cosa vuole da te? Sta cercando di prendere alcune delle mie ricerche su un manufatto dei precursori. Il frutto dell'Eden. Parlami di questi Blighters. Non avendo un esercito, Starrick ha reclutato l'intero mondo criminale. Le bande che l'hanno ostacolato sono state eliminate. Ora solo i Clinkers di Whitechapel resistono. Ma non sono forti come i Blighters. Incontriamo questi Clinkers, cosa ne dite? Fanno proprio al caso nostro. Vorrai scherzare? Ivy, stanno già lottando contro i Blighters. Così mi farò conoscere. Attenta, Londra! Ora arrivano i Rooks! Che razza di città? Nessuno guarda dove cammina. Sì, l'ho notato. Dannato Trud, so già che non lo finirò mai. Solo il cielo sa dove finiranno quelle parole. Bene, ora dovrò riscrivere tutto. Se vi andassi di ascoltare qualche storia, mi troverete dove il pancio è caldo e gli animi sono bollenti. Addio. Che tipo bizzarro.
Quello Jacob era Charles Dickens. Conosce tutto e tutti in questa città. Se io fossi in te, terrei conto di questa conoscenza. La banda di Keylock è qui. Non devono seguirmi. Ci pensiamo noi. Tenete, potrebbero servirvi. Oh, bello, spero. La mia carrozza è vicina. Usatela per levarmeli di torno. Ci rivediamo alla bottega. Forza, dobbiamo allontanarli da Green. Guai in vista. Le loro carrozze sono fragili. Keylock se ne pentirà. Sono spariti. Ora torniamo da Green. Sì, capitano. Sei inarrestabile. E questo è il motivo per cui diventerò maestro una volta finito qui. George non lo permetterebbe mai. Ciò che rimane del credo perirebbe sotto la tua guida. Sei cattiva, sorellina. Così si fa. Spero proprio che Green sia sano e salvo. Non vorrai dirmi che quel tizio ti piace? Che cosa potremmo mai fare se la nostra unica fonte di informazioni morisse? Starrick non sarà difficile da trovare. Io propongo di tornare indietro e cercarlo. Beh, per questo non comandi tu. Li avete depistati? Non ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido. Ci serve aiuto per... Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici in ogni classe sociale. Bisogna sfidarlo. Capisco cosa intendivi. Ci servono i Rooks. Non fonderai una banda di nome Rooks. Credo di aver avuto un'idea anch'io. La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Aberline. Pare sia un mago del travestimento. E poi... i mocciosi. E i mocciosi? Esatto. I bambini sono ottime spie. Clara O'Day. Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Rexford Keylock, capace di svanire nel nulla in un batter d'ali. Lo facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Greeny. So gestire i criminali. Qual è il piano, mia signora dei piani? Sei tu l'uomo delle grandi idee. Bande, scontri, persino i vestiti che indossi. Forse dovresti farmi strada tu. Beh, se insisti. Normalmente avrei concluso già l'episodio, ma volevo mostrarvi la carrozza che fa un 360. Ecco, bella la fisica delle carrozze di sto gioco. E poi tra un po' mi si bloccherà il gameplay. Niente, ci tenevo a farvi vedere queste cose all'insegna della simpatia. Noi ci vediamo quindi a un prossimo video. Ciao!